Io spero innanzitutto che sia l'inizio di un processo importante che può contribuire proprio questo marchio d'area al nostro territorio. Di che cosa si tratta? È semplice, è uno strumento credo importante e anche innovativo se vogliamo, che è finalizzato a tutelare e valorizzare l'identità del territorio. Il marchio d'aria noi lo abbiamo realizzato attraverso anche una concertazione che c'è stata nel territorio in occasione del PIT Certosa, dove tanti soggetti, tante associazioni, tante persone interessate allo sviluppo del territorio hanno contribuito anche a definire questo marchio. Crediamo molto in questa iniziativa e proprio perché l'abbiamo registrato, quindi siamo titolari e proprietari di questo marchio, piuttosto che lasciarlo in un cassetto e farlo annoverare tra i tanti progetti che magari l'ente ha fatto e che poi non hanno dato attuazione, abbiamo pensato di concedere la gestione all'esterno, perché ovviamente noi come ente avevamo una certa difficoltà a gestire questo marchio e oggi ecco insieme lo presentiamo al territorio, ma non solo, il Consit ha già avviato delle attività che vorrà fare attraverso anche l'utilizzo del marchio e una delle prime uscite sarà addirittura a Berlino a settembre. Quindi ecco, è importante che il territorio oggi creda in un certo senso in questa iniziativa, perché il marchio non sarà un semplice bollino che può esibire su un prodotto, ma deve essere un fatto importante che identifica il territorio. La storia del marchio, di come è stato realizzato il logo, racchiude in sé proprio la storia del nostro territorio, a partire dalla conchiglia fossile ritrovata in una pietra di Padula della età pleistocenica fino ad arrivare alla chiocciolina di internet. Quindi voglio dire, è un qualcosa che unisce anche richiama anche la nostra storia ed è un qualcosa che deve richiamare la nostra identità. Se tutto il territorio ci crede, io ecco, sono convinto che avrà molto successo, tutti andranno alla ricerca di questo piccolo logo che significherà tantissimo per lo sviluppo. Una bella responsabilità, perché in un momento dove anche il Vallo di Diano è stato toccato dalla crisi, vede i nostri giovani andare via per assenza di lavoro e prospettive per il futuro, sicuramente un bollino di qualità, qual è il marchio d'aria, può essere l'elemento che può creare le condizioni per dare sviluppo al nostro territorio, sia ai servizi, ai prodotti, a tutto ciò che appartiene al nostro territorio. Dicevo, da anni noi stiamo inseguendo questo progetto e nel 2008 sottoscrivemmo questo impegno con la comunità montana, che ebbe l'intuito di partecipare e realizzare il marchio d'aria. Ovviamente l'attesa è stata un po' lunga, però forse non c'erano le condizioni e neanche forse quella idea culturale che a noi in parte manca, quella dell'associazionismo. Oggi è diventata quasi una necessità, proprio quello che raccontavo prima dimostra proprio che c'è l'esigenza di mettersi insieme e di valorizzare il territorio. Noi pensavamo, come dicevo prima, fino a qualche mese fa di utilizzare un brand, un marchio d'aria, un bollino di qualità di proprietà del Consit, però in tutto questo la scommessa più importante secondo me è quella di veder interessato il pubblico, perché i progetti grandi devono coinvolgere l'intero territorio e le amministrazioni territoriali devono essere coinvolte. Con un bollino di qualità, di proprietà di un ente pubblico, sicuramente la cosa è molto più semplice. Per tanti fattori che poi andranno sicuramente a essere presi in considerazione. Assolutamente sì, Berlino sarà, diciamo, il primo banco di prova.
dal punto di vista del marchio d'Aria e soprattutto di questa rete turistica che sta nascendo nel nostro territorio. È da tempo che speravo veramente che nel Vallo iniziasse a realizzarsi questa idea di collaborazione, di formare questa rete tra le strutture ricettive, tra chi fa trekking e quant'altro, quindi le associazioni che accompagnano, quindi le guide turistiche e i produttori, per far uscire il Vallo come unità, un'unica globalità che deve essere assolutamente promossa e la dobbiamo far conoscere al di là dei nostri confini. Quindi Berlino sarà una prima tappa, lanceremo da lì, metteremo online il Visit Vallo di Diano, quindi questo portale turistico sul quale poi ovviamente tutti quanti potranno vedere che cosa è il Vallo, quindi le attrattive, quali sono le strutture ricettive, quali sono i nostri prodotti, che cosa si può fare durante l'anno sul nostro territorio e far capire soprattutto che il Vallo non è solo la toccata e fuga, cioè la giornata uno arriva e se ne va, no, ma il Vallo può essere assolutamente, deve essere la vacanza di 5, 6, 7 giorni, perché dal territorio noi non solo diciamo facciamo conoscere il nostro territorio, ma dal nostro territorio si raggiunge adesso con tantissima facilità la costiera amalfitana, la costa cilentana e anche tutte le altre bellissime mete che stanno intorno al Vallo di Diano.